Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Prima di tutto vi voglio ringraziare tantissimo per tutto il supporto che mi avete dato per la mia nuova collezione di ombretti liquidi opachi. Vi sono piaciuti tantissimo, infatti non vedevo l'ora di farli uscire proprio perché è un prodotto a cui ho lavorato tantissimo e oggi ovviamente li andremo a utilizzare, dato che alcuni di voi mi hanno richiesto di vederli in azione, anche sfumati eccetera eccetera, quindi ovviamente oggi siamo qui per questo, ma anche per provare un sacco di novità. Più che novità sono la maggior parte tipo dei campioncini, perché pochi giorni fa sono andato da Sephora, quindi non dove abito adesso, ma sono tornato verso Roma. Dato che sapete ho lavorato da Sephora per diverso tempo, ho molte conoscenze e grazie ad una persona che si chiama Giorgia, che ringrazio tantissimo, mi ha regalato anche un po' di campioncini riguardo Anastasia Beverly Hills, perché lei lavora per appunto Anastasia e quindi ha detto: già che ci sto ti do un po' di cose così le provi. Perciò oggi abbiamo un sacco di novità, che in realtà ero andato da Sephora per prendere altre due cose. Come primo prodotto voglio utilizzare questo qui di Milk, che è l'Hydro Grip Primer, quindi è una base idratante che vi fa proprio da grip, quindi da collante tra virgolette per il fondotinta che poi si andrà a mettere dopo. Questo prodotto ve lo sto citando da un pochettino e tanto gira e rigira, alla fine l'ho dovuto comprare perché avevo proprio un pallino, ho detto io lo devo provare, quindi ci sono capitato e l'ho comprato. Perché più che altro, sapete qual è la cosa? Mi sembra sempre uno spreco comprare troppo makeup, perché ovviamente facendo questo lavoro, oltre alle cose che compro io, ne ricevo anche altrettante, quindi sembra un po' assurdo magari andarmi a comprare altro makeup quando magari della stessa categoria ho già, che ne so, 50 cose, quindi devo comprarne un'altra, aprirne un'altra nuova quando ne ho da finire altro. Insomma, mi sembra un po' uno spreco e solitamente mi trattengo un po' nel comprare altro makeup, però ci sono delle volte in cui non resisto. Però mi rendo conto di essere molto bravo perché mi do un contegno la maggior parte delle volte. Quindi abbiamo primer, fondotinta, cipria, matite per sopracciglia, poi ovviamente abbiamo gli ombretti, perciò diciamo che bene o male riusciamo a fare una full face, dai. Iniziamo subito con questo qui che è l'Hydro Grip. L'ho utilizzato solo una volta e già da quella volta posso dirvi che sono follemente innamorato. È praticamente un gel all'interno, quasi leggermente verdino. Questo qui l'ho utilizzato l'altro giorno con il fondotinta di Pat. Sapete che comunque quel fondotinta ha una copertura medio-bassa. Con questo primer è riuscita a diventare medio-alta, anche se stratificato. Ha fatto proprio un grip sulla pelle, quindi stava lì il pigmento, ha coperto completamente le imperfezioni che ho qui. E la cosa che mi piace ovviamente è che mantiene l'idratazione e non è un primer pesante, non è un primer pastoso, non è un primer che sentite anche durante le ore. Lo vedete? Passiamo al prossimo fondotinta, che è questo di Anastasia, che si chiama Luminous Foundation. È disponibile in 50 shades. Ne ho aperto già uno che sapevo essere quello più scuro, perché ovviamente c'è scritto il nome qui, perciò lo sono andato a rivedere. Perciò volevo subito sentire che tipo di texture avesse. Da mettere su tutto il viso ho questi altri due, che sono 220N più o meno qui, mentre l'altro è il 130N, quindi ancora più chiaro, che è praticamente il quarto fondotinta. Io adoro tantissimo questi campioncini perché io da queste cose così riesco poi a comprare le full size. Raga, il colore ce l'abbiamo. Pennello abbastanza denso. Cioè, guardate come attacca. Speriamo che non ossidi. Sbaglio o c'è un bel po' di alcol? Perché raga, mi stanno bruciando gli occhi. E lo sento anche. Benissimo. La mia pelle si steccherà ancora di più. Pazzesco. Ok, forse è leggermente scuro. Che effetto strano che mi sta facendo. Cioè, mi sta praticamente facendo tipo i pallini. Spero che non sia il primer. Non mi sta piacendo qui, sapete? Cioè, mi fa tipo delle pellicine. Cioè, come se si stesse screpolando. Faccio così, vado a prendere un altro po' di fondotinta e lo metto. Vedete che qui, cioè, appena applicato è più chiaro e poi tutto il resto è scuro. Vado ad aprire anche il 130N. Allora, per il momento, vabbè, lo lascio così, anche se ovviamente questa base è oscena. Cioè, veramente oscena, sembro pezzato. Perché alcune parti sono scure, altre sono chiare. Il fondotinta non si è miscelato bene. Non lo so, vado anche leggermente ad abbondare in modo che il fondotinta mi si bilanci un pochettino. Ma perché mi sta facendo sta storia? Cioè, qui mi ha proprio levato il fondotinta, cioè mi si è tolto. Non mi si riesce neanche a stendere il correttore, cioè voi sapete anche che questo correttore praticamente, anzi questi correttori praticamente li metto sempre. Allora, non so se vedete quello che sta succedendo, cioè proprio...
strucco un lato del viso, vediamo un attimo se il problema era il primer o è il fondotinta a questo punto. Tampono con il retro della spugnetta in modo che si assorbe anche un po' di eccesso. Ok, senza primer già vi posso dire che non copre. Metto un po' di correttore, mi si creano tipo delle crosticine, degli accumuli di pigmento praticamente del fondo. Non immagino adesso mettendoci un po' di correttore, Madonna, è imbarazzante. Cioè, questa parte è imbarazzante, però lo lascio così perché sapete, insomma, preferisco essere trasparente, onesto e farvi vedere le cose come stanno. Quindi lasciamo così fino alla fine del video. A questo punto evito anche di mettere il fondotinta più scuro, ma vado a utilizzare il contour stick di Mesauda come al solito. Adesso non resta che settare il tutto. Io ho tre tipi di cipre, sempre ovviamente nei campioncini. Una è la trasparente, quindi la bianca, l'altra è la banana e l'altra è vaniglia. Penso proprio che farò un mix di queste due, quindi la trasparente e la gialla. Per le sopracciglia, come vi ho detto, ne ho tre. Due uguali ma con colorazioni diverse e l'altra invece è quella con lamina angolata. Questa qui che ho io è nel colore soft brown. L'unica cosa di queste qui angolate è che dopo un po' perdono la forma, diciamo, perché ovviamente non si possono né temperare né altro, quindi questa bellissima forma così spigolosa dopo un po' si perde. Questa non vi ho detto che si chiama la brow definer, invece queste qui si chiamano le brow widths, skinny brow pencil. Le colorazioni di queste sono taupe e medium brown. Taupe lo andrò ad utilizzare all'inizio del sopracciglio, mentre medium brown alla fine. Sì, devo dire che mi piace molto di più questa parte del sopracciglio che questa. Comunque, andiamo avanti. Ovviamente direi di passare agli ombretti. Vi stupirò, ma questa volta non andrò a utilizzare la mia base preferita. Perché? Perché non mi serve. Quindi l'unica cosa che farò è andare a mettere un po' di correttore solo per delineare leggerissimamente il sopracciglio e quindi definirlo un po' di più. E ovviamente sì, rendere più omogenea la palpebra, ma solo perché andrò a passarci il pennello sporco di correttore sopra. Ma comunque sappiate che una base per i miei ombretti non serve. Anzi, secondo me, se evitate proprio di mettere prodotti al di sotto dei miei ombretti, è anche meglio, così non alterate la formula. Poi, se è un velo di correttore messo lì e passato velocemente, non succede niente assolutamente, anzi. Vedete, in questo caso io vado proprio a passarci l'eccesso del correttore una volta aver delineato il sopracciglio. E basta. Da questo occhio ne utilizzo due, mentre da quest'altro ne utilizzo uno e faccio una cosa monocromatica. Iniziamo con lui, che è il numero 01 Wari. Come vedete io li applico così, proprio in modo, non dico grossolano, però insomma abbastanza rapido. Con un pennello anche morbido comincio a diffondere il colore dove voglio io, proprio come un classico ombretto in polvere. Guardate che si sfumano da soli. Quanto è bello, cioè io non ho parole. Vado a metterci il rosso sangue, pazzesco, vi giuro, lo amo. Questo è il numero 06 Lovable e anche lui lo metto proprio così. Dai, faccio tutta la palpebra rossa. Con un altro pennello, sempre da sfumatura ma leggermente più piccolo, vado a diffondere il rosso. Quando vedo che mi sto allargando troppo, riprendo l'altro pennello e sfumo. Li potete lavorare proprio perché hanno un tempo di asciugatura che vi permette appunto di lavorarli senza avere troppa fretta, senza stare lì a pensare oddio lo devo assolutamente sfumare perché altrimenti si secca, eccetera, eccetera. Non vi preoccupate, amici. Vado a riprendere sempre questo per metterlo anche nella parte inferiore. Penso che la parte sotto dell'occhio la lascerò solo con questo perché lo amo. Ovviamente vado ad intensificare il rosso qui sotto per congiungere le due parti. Vi avevo detto che qui sotto il rosso non lo mettevo. Che cosa sto facendo? Sto mettendo il rosso anche qui sotto. In questo caso, dopo aver dato ovviamente tutta la forma al make-up, vado a ristratificare il colore solo per, diciamo, lasciarlo lì, tra virgolette, quindi per intensificarlo e basta. Perciò vado a tamponare il rosso. Mettiamo il fluo perché so che forse alcuni di voi, no, forse alcuni di voi sono molto interessati al lilla. Andrò a mettere il lilla, dai, perché lo so, vi vedo, vi sento. No, più che altro metto il lilla perché nel video appunto presentazione ho visto un sacco di commenti dove c'era apprezzamento riguardo questo lilla, quindi questo qui è il numero 02 Amethyst. Come vedete l'ho messo proprio anche lui in modo grossolano, pennello da sfumatura così.
e vado a diffondere il tutto. Cioè, è proprio di una tonalità che mi fa sentire male, è bellissima. I love. E comunque guardate quanto lo sto sfumando. È un colore che comunque rimane pieno. E poi ovviamente io in questo caso lo sto anche sfumando, perciò qui nella parte centrale si disperde perché io lo prendo un po' e continuo a sfumarlo. Quindi da qui si toglie un po' il colore e quello va ripassato, ma così anche con le polveri. Un consiglio che vi do quando fate le sfumature in generale è quello di mettere il pennello in modo proprio laterale. Io, siccome ero mancino anni fa, poi mi hanno fatto cambiare, riesco comunque a farlo con tutti e due. Però vi do un consiglio: mettete il pennello proprio così in diagonale, invece che da davanti e fare la sfumatura così, lo mettete indietro e passate proprio delicatamente il pennello qui per portare la sfumatura verso le tempie. Perché vi vengono delle sfumature che sono sensazionali, sia ovviamente con i miei ombretti liquidi, ma sia in generale con tutte le polveri, con tutte le palette, con tutti gli ombretti, se ovviamente gli ombretti valgono. Prendo un po' di questo Lilla, pennello e... Comunque non so se vi rendete conto che questi qui ancora non li ho settati con un velo di cipria trasparente e ancora stanno qui. Non c'è una piega. Fatto questo, vado a ristratificarlo per aggiungere comunque pigmento al centro e vado a tamponare per, diciamo, settarlo sulla base. Io in realtà, proprio perché vorrei farvi vedere di più, perché magari ho paura che sia poco, non lo so, vorrei aggiungere qualcosa anche a questo occhio o magari fare un eyeliner. Facciamo un eyeliner di qua con il nero. Dov'è il nero? Eccolo. Però direi più, magari questo giochiamo sulle stratificazioni e questo lo lasciamo singolo, giusto per farvi vedere il colore pieno e la sfumabilità e basta, ecco. Come vi ho detto anche nel video presentazione, se volete far durare di più l'ombretto e quindi anche evitare, cioè non rischiare che l'ombretto vi vada nelle pieghe, perché comunque ognuno di noi ha una palpebra diversa, ha una fisionomia dell'occhio diversa, quindi ci sta che l'ombretto liquido, se non si setta magari in tempo, oppure se avete già l'occhio con molte pieghe, anche se ad esempio state così, ci sono delle persone che ovviamente hanno la palpebra calata, perciò è normale che si formino delle pieghe anche da occhio ad esempio chiuso. Per far rimanere lì l'ombretto, perciò fare in modo che non si sposti, non vada nelle pieghe, non faccia niente di niente, prendete un velo di cipria bianca come faccio io, semplicissimo ragazzi, non dovete fare niente di esagerato, sbattete l'eccesso e tamponate sopra così. Una volta fatto questo, state sicuri che l'ombretto non lo spostate da lì. Potete avere anche 10 pieghe sull'occhio, sta lì. Poi ovviamente io vi dico la cipria trasparente perché è l'unica che non ha il colore dell'ombretto che avete messo ovviamente al di sotto. Però ovviamente potete utilizzare questi ombretti liquidi anche come base per altri ombretti in polvere. Vado a prendere il nero per fare l'eyeliner da quest'altra parte. Pennello angolato e lo prelevo direttamente da qui. Perciò no, mi serve uno specchio. Prendo un altro po' di nero dallo scovolino e continuo. Voi sapete che io neanche sono abituato a fare gli eyeliner, eppure con questi mi riesce da Dio, perché hanno la formulazione diversa da un eyeliner che solitamente è molto più liquido. Cioè, ovviamente ci sono eyeliner liquidi e leggermente più densi, ma non densi quanto un ombretto liquido. E quindi riesco a gestire meglio la formula. Quindi, essendo anche più compatto rispetto a un eyeliner, riesco anche a gestirlo meglio perché l'eyeliner liquido a volte va anche nelle pieghette dell'occhio, insomma queste cose così. Ci sono eyeliner che lo fanno, sta lì, quindi dove mettete il prodotto resta. Comunque, giusto per dare un twist, tra virgolette, o comunque per completare un po' l'occhio, perché ovviamente lo faccio per voi, altrimenti io vi lascerei tutti così monocromatici, vado ad aggiungere un punto luce qui all'interno dell'occhio. Siccome prima mi ci stavo specchiando, perciò ce l'ho davanti, utilizzo la Vintage Vibes, ma giusto perché mi serve un punto luce tranquillissimo e utilizzo questo qui, che è Tofu Ball, e magari lo mixo anche leggermente con Woodstock, questo qui che è più chiaro, e Celestino lo metto qui all'angolo interno. Bello questo riflesso violaceo. Vogliamo mettere anche da questa parte un punto luce, sempre lo stesso, da dove ci siamo. Dov'è la paletta? Adesso ce l'avevo in mano. Raga, ho persa. Adesso avevo in mano la paletta. Bene, è sparita la paletta, ce l'ho adesso in mano. Vabbè, ne prendo un'altra che ho portata di mano, questa qui, che fa parte della collezione che hanno realizzato Quimby e la Makeup con Cosmify. Perfetto questo. Ve l'ho detto, non mi serve niente di così assurdo. Comunque questa paletta ancora la devo utilizzare, non so se vi rendete conto. Ecco perché ce l'avevo qui davanti, ma non ho avuto né modo né tempo. Sono stato impegnato anche e soprattutto... guardate quanto ci sta bene con questo ombretto. Vi dicevo, sono stato un sacco impegnato anche e soprattutto
soprattutto con l'uscita di questi ombretti liquidi, appunto. È come se fosse una nuova esperienza ogni volta. In questo momento non li sento, cioè so che ho qualcosa perché ovviamente mi sto truccando e mi vedo, ma se dovessi, che ne so, se qualcuno dovesse tipo truccarmi nel sonno con i miei ombretti, io mi sveglierei tranquillo, cioè tipo non sentirei niente sulla palpebra, non ho la sensazione di avere un qualcosa sulla palpebra, niente, cioè posso fare qualsiasi movimento, non li sento, non sento la pelle che tira, non sento un eccesso di prodotto, non sento niente. E sono veramente soddisfatto del lavoro che abbiamo fatto io e insieme al laboratorio. Ovviamente la maggior parte delle volte che indosso questo rossetto che adesso vi dico, cioè o meglio questo colore, mi chiedete sempre: Ale, che cos'hai sulle labbra? E lo so che sembrerà ripetitivo, però raga, io utilizzo sempre gli stessi, cioè non sempre gli stessi, perché comunque ok, ogni tanto cambio, però la maggior parte delle volte che mi chiedete, che mi fate questa domanda, è perché io indosso i miei due rossetti della collezione Solitary Confinement, sempre il numero 08 e lo 09, perché io li mixo ed esce un colore praticamente questo, cioè esce questo colore. Io adesso vi faccio vedere quanto è bello sulle labbra. Cioè, che cosa volete dirci? Scusa. In questo momento lo lascio perché tanto so che non mi succede, cioè sulle labbra alla fine non mi crea le pieghe, come non le crea sull'occhio, non me le crea neanche sulle labbra, quindi lo lascio e vado a mixare questi due, ovvero il numero 08 Old Bridge e poi vado a metterci il numero 09 Fading Out of Style. Comunque, nel caso in cui qualcuno di voi avesse acquistato questo qui, il numero 01 Wari, mi faccia sapere come si trova mettendolo sulle labbra. Allora, non è un rossetto, ricordatevelo sempre, però provateci e fatemi sapere. Fatemi sapere se in altri video ovviamente volete vedere altre colorazioni dei miei ombretti liquidi applicate, quindi sfumate o qualsiasi cosa. Li leggo sempre, quindi accolgo le vostre richieste e ci faccio un video. Qui sotto in info box trovate il link dove potete acquistare tutti i miei prodotti, perciò se ordinate dei prodotti tramite questo link vi arriverà anche la mia cartolina. Fatemi sapere ovviamente se avete acquistato anche alcuni di questi ombretti. Io come al solito spero di avervi tenuto compagnia, vi mando un grandissimo bacio e ci vediamo al prossimo video.